poco più di 60 giorni, quantomeno la Lega ha recuperato un senso di ottimismo, di positività. Stiamo lavorando in maniera intensa, da qualche giorno, dal 1° di marzo, si è insediato anche il nuovo, è ritornato il direttore generale. Io mi piace dire il nuovo direttore generale, per cui stiamo lavorando adesso in perfetta sintonia per portare avanti una serie di progetti, di idee che coinvolgono, che coinvolge la struttura in primis, ma che coinvolgerà e sta coinvolgendo sempre di più le società. Credo che con l'assemblea del 31 di marzo forse battiamo già il record di convocazioni assembleari, di assemblee all'interno della Lega Pro, quindi il principio della partecipazione, del coinvolgimento delle società sta dando i suoi frutti, quindi questo è un aspetto molto molto importante ed è un aspetto positivo per il rilancio della Lega. Qualcune di queste novità, no? Anche in altre sue interviste, qualcosa era trapelato nelle scorse settimane, soprattutto riguardante il format che è destinato a cambiare, no? Del campionato. Sì, è una delle novità, l'idea di ampliare i playoff, coinvolgendo quanto più possibile le società fino alla fine, quindi ci sarà una sorta di campionato nuovo che si concluderà tra la metà e il 20 di giugno. Questo consentirà di dare maggiore certezza e validità al risultato sportivo, ma soprattutto ci consentirà di portare a casa un migliore risultato per quanto riguarda la sostenibilità e quindi le maggiori risorse per le società. I campionati torneranno a 20, 20, 3 giorni da 20? Sì, l'idea sulla quale stiamo lavorando, il format dovrebbe essere di 60 squadre e poi ci porremo il problema a partire dal 1° di luglio se per il futuro sul piano di quello che noi abbiamo definito il piano strategico del nostro futuro, quindi un piano strategico triennale, la Lega Pro dovrà indicare il suo format definitivo. Ecco, quindi senza più cambiamenti di stagione in stagione che poi hanno creato anche no, contenziosi, eccetera. Esatto. Tra l'altro, tra le ipotesi che si erano ventilate era quello di tentare di coinvolgere le seconde squadre anche di club importanti no, di Serie A. È un'ipotesi percorribile? Secondo me sì, non è una prerogativa assoluta della Lega Pro, la Lega Pro lo propone, lo ha proposto, lo proporremo, ma è una decisione che spetta al Consiglio federale. Quindi lavoreremo anche su questa ipotesi perché riteniamo che l'apertura alle seconde squadre può essere un progetto innovativo, va studiato, va preparato, va discusso all'interno prima della Lega Pro, lo proporremo poi in Consiglio federale.